Devo mettere gli occhiali perché il sole batte fortissimo. Eccoli. Pullman 702. Quello che in teoria, se arriva, dovremmo prendere. Si capisce un piffero di tutti questi orari. Così che Cindy la tinta se la fece a casa. Da sola. Con la vecchia a fianco. Me la fa direttamente lei. Se glielo chiedo dici che... Sì. Che è una professionista. Aspetta che passa qua sotto, che bello. Dai, vieni più vicino. No, più vicino no. Eccolo lì. No! Eccolo qua. No. Sono quello per Marcos Combal. Cosa? E questo? Non si può prendere questo, Serafina? Come no? Dobbiamo andare di qua. Dove? Corri. Era quello che è passato? Cavoli! Questa strada in salita è terrificante. Allora, 52. Ah, è questo qua? Dai che ripassa, dai! No, 07. Taxi, niente. Cosa 07? 17.07. Ho capito. Cosa? Che ore sono adesso, scusa? 55. È 10. Ma dobbiamo aspettare ancora 10 minuti almeno. Allora ti fai 2 km a piedi, Cindy. Ok, siamo arrivate dove? Centro commerciale Colombo. Colombo, detto il più famoso, no, il più grande d'Europa. Dicono. Vedremo. Dicono che ha 404 negozi. Scopriremo. Praticamente una volta usciti dalla metro si entra subito nel centro commerciale. Ora vi faccio vedere cosa c'è. Scritto Saida, che sarebbe uscita, l'unica parola che sa in portoghese praticamente. Centro commerciale Colombo. Oh, guarda, qua ci sono trucchi. Non si potrebbe filmare praticamente nulla. No, mi ha detto che neanche le reti. Però vi devo far vedere Klaus, assolutamente. Qua ci sono tutti gli accessori, tutte le cose particolari. Vero, Pamela? Non si potrebbe assolutamente filmare, ma noi non fa... Sì, esatto. Vogliamo Inglot. Vogliamo Inglot. Inglot. C'è un mega mappamondo che gira con sotto la fontana qui. Ecco il secondo. E il terzo, dedicato alla ristorazione, insomma, c'è Mac, vari ristoranti. Comunque, abbastanza grande, molto grande. Sì, c'è anche lui. Qui c'è Accessorize. Ciao.
niente, facci vedere, siamo appena state ad Accessorize, facci vedere cosa abbiamo comprato. Questa cosina qui. Chissà per che cosa, Per fare qualcosina. Qualcosina che insomma forse avrete già scoperto. Forse. E ora andiamo da Tamacco. Ho già provato i primi correttori, vero? Già, ormai noi sempre correttori, sempre, assolutamente, stiamo diventando delle professioniste, però il correttore giusto l'abbiamo provato e... Dai, glielo facciamo vedere oggi. Più tardi, perché adesso siamo qua, in un posto meraviglioso. Inizio che a Milano c'è... Con I. Finisci con Ot. Beh. So che cosa stanno per dire, Inglot. Ecco qui. Oh. Bellissimo. Bene, ora dopo esserci riempite, anzi no, aperte lo stomaco, perché ci abbiamo ancora più di prima, andiamo da Sephora. Sono andata a Sephora dove c'è il nostro amato correttore. Insomma, la scoperta della vita di Pamela, appunto, nella Juicy Makeup l'altro giorno ha fatto questa scoperta incredibile, però ancora non vi diciamo niente, però andiamo a prendere questo correttore. Ecco qua il Beauty Bar Benefit e Sephora. Un piccolo stand Rituals, che è una marca che io conosco già, ma che in Italia si vende solo a Brescia, se non sbaglio. Fa tutti questi prodotti per la skin and body care ispirati, diciamo, al mondo del benessere, alle terme. Sì, mentre mi lavo le mani nel vetro, sì. Avete visto, ragazzi, non abbiamo più occhiaie, siamo illuminati di immenso adesso. Tutto grazie a. Lo scopriremo. La Cindy e... Sì, ho fatto la decisione giusta, che voglio tingere di verde, anzi no. È pronta a farsi mora. Comunque sì, abbiamo deciso duramente, toglierò questo biondo. Ce la farò, non ce la farò, non so. Di che colore uscirà la nostra Cindy? Di che colore uscirà la nostra Cindy? Verde, viola, cliccate qui per vederla verde. La nuova Cindy. Ma che ha fatto le labbra ultimamente? Versione asiatica. Si vedono le occhiaie? Sì. No. Oddio, sono eccitatissima, devo essere un buono di nuovo. Quello che faccio sempre. Gioia, dopo aver parlato mille lingue con il parrucchiere, perché sa il francese, lo spagnolo, il portoghese, l'inglese, insomma mille lingue. Siamo pronti, come vedete. Sono scura, sono tutta scura. Mancano ancora le radici. Le radici ancora sono un po' chiare. Le radici. Ragazzi, parlano di. Abbiamo imparato l'inglese, un po' di italiano, poco, e poi mille parole di francese che neanche so come sono finite. Lui mi capiva pure. Ha detto che parli un bellissimo francese. Un bellissimo francese. Oh, bien sûr. Oh my god. Ciao Gioia. Ciao Gioia. Ciao Gioia. Abbiamo comprato l'Accessorize. Abbiamo comprato dei magnifici, dei fantastici, dei simpaticissimi baffi. Diranno, ma queste come stanno, sono quelli baffi, non sono bellissimi. Vedi che ci sono scritti tipo i personaggi che avevano i baffi così, insomma. In uno c'era scritto Chaplin, qua c'è scritto Bunker, Stud, Biker. Poi, possiamo far vedere... Non ancora?
bene anche con portaci su e poi ti facciamo vedere di più. Ah, ma lei è proprio cattiva, no? Quindi dice, abbiamo comprato il famoso correttore di cui ci siamo parlati tutta la giornata, che se vi fa schifo veramente abbiamo fatto una figuraccia, però a noi piace tantissimo. Cioè magari qui sembra che ce li occhiai, ma è tutta colpa delle luci. Comunque cliccate qua, esattamente qua, se volete vedere il tutorial con il correttore. Bellissimo. Pamela mi coprirà tutte le occhiaie. Ho preso questa qua, la Hello Flawless, con SPF 15, roba molto molto buona, che praticamente è una, diciamo, cipria fondotinta cover up, ovvero, cioè, è un prodotto in polvere, davvero molto coprente, che però con la spugnettina, da magari leggermente bagnata, anche inumidita, dà un effetto coprentissimo. Piccola pausa pubblicitaria, scusate. La Hello Flawless, che praticamente stavamo dicendo com'era, è una cipria fondotinta molto coprente, insomma, e si può ottenere insomma l'effetto coprentissimo oppure l'effetto più leggero, più comunque perfetta. Costa un sacco, costa veramente tanto, perché costa 35 euro, però secondo me me l'ha provata e ne vale la pena. Vi farò comunque sapere l'erzo. Abbiamo comprato questa roba qua, che è il mega ciambellone, che si mette in testa per fare quello che Pamela ora in testa. Pamela, fai vedere cosa è in testa. Ecco, questa acconciatura bellissima. Io l'ho preso mega gigante. Inglot. Da Inglot, che era bellissimo. C'erano mille eyeliner, tutti coloratissimi, insomma, stupendo. Io ho preso questo eyeliner qua, sotto consiglio di Pam. Questo eyeliner qua, che è l'87 se non sbaglio, sì, è di un turchese verde petrolio, veramente bellissimo, turchese verde petrolio, vabbè, verde petrolio. Con le ciglia finte, molto drammatiche. Un eyeliner che mi servirà per il tutorial di stasera. Che vedrete. Scusate, interruzione capelli. Dobbiamo verificare se tutto è ok, se non stanno cadendo tutti. Speriamo di no. Cadono? Ci sono ancora? Sono pelata. Bene, un temperino, interessantissimo il temperino. Quando l'hai preso? Ok. Non me ne ero accorta. Proprio ogni volta te lo frego a te. Dovete sapere che Pamela Chiarelli, detta anche Juicy Makeup, tempera le matite con il temperino della Giotto. A me un po' fa pena, diciamo, usare. Ma è buonissimo. Certo, perché poi c'è la scatolina anche. È una figata, insomma, cioè c'è una scatolina che potreste temperare matite da trucco per un anno e senza mai cambiarlo. Vi faccio vedere anche questo pomodoro d'eyeliner, che penso e spero sarà buono. Mattina. Non so più restare. Cambierò abitudini e colore. Dalla testa. Il cambiamento di una donna parte sempre dalla testa. Come se poi bastasse solo cambiarle forma, senza pensare al fatto che comunque il contenuto resta nel cuore. Io da ogni parrucchiere che sono uscita mi sono sempre bellissima. Anche perché esci dal parrucchiere ti senti sempre bellissima. Il giorno dopo già inizia a farti schifo, il terzo giorno ti deprimi, basta, il terzo giorno no. Perché l'effetto che farai tu, anche se ci sei 4 ore, non sarà mai troppo. Pamela starebbe molto molto bene con un arancione tipo quella là del film Disney, che no, anche peggio, quella rossa, ma tipo un arancione, hai detto che è un colore giovanile. Io gli ho riferito che mia nonna aveva quel colore e mi ha detto che la nonna aveva uno spirito molto giusto.
Lo so, nonna, lo so, che ce la vedi. Vedi la Cindy nera, la Cindy nera. Dietro hai uno smerfolo di crema. Uno smerfolo. Diranno, queste sono matte. Tutti lo stanno pensando qua dentro. Questo casino, sembra che siamo in un cantiere di muratori. Siamo dal meccanico, c'è gente che trafano. La Cindy è qui nell'angolo risciacquo. E attendiamo di vederla con i capelli asciutti. Quale sarà l'effetto finale? Nel frattempo si diletta a parlare il francese con questo omino che fa tutto tranne che sciacquare i capelli, ovviamente. Questo parla sempre, ma quando li sciacqui i capelli? Sciacqueranno questi capelli? No. Ce la farà il nostro amico, ce la farà, dai, soffiamo con lui, ragazze. Finalmente ce l'ha fatta, sì, si sciacqua. Non so più cosa voglio fare. Già grande e so solo sognare. Cambierò, cambierò aria per placare la parte bambina di me a cui non so badare. Scapperò, scapperò, scapperò dal tempo per trovare al ritmo del cuore il passo da seguire. Dalla testa, il cambiamento di una donna parte sempre dalla testa. Come se poi bastasse solo cambiarle forma, senza pensare al fatto che comunque il contenuto resta nel cuore e nella testa. Nel cuore e nella testa. Nel cuore e nella testa. Resta, resta, resta. Porterò note da suonare, porterò voce per cantare ciò che so, che sono e che vedrò. Partirò col mio bagaglio mezzo vuoto, partirò, ho i sogni chiusi in una mano, partirò.